ragazze, oggi nuovo video e un video recensione. Vi parlo di questi tre prodottini che ho comprato. Sono le Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla, super chiacchierate, super recensite, super... che hanno... super che hanno... niente, Giorgio d'Italiano, yeah! 1-0 per lui. E hanno suscitato un sacco di chiacchiere, controversie, attacchi vari, ripicche, vabbè, insomma, lo sapete, se seguite un po' il mondo di YouTube, almeno un pochino, ne siete state attirate anche voi da questo chiacchiericcio che si è creato. Io ero molto incuriosita a questo punto da provarle, perché mi sono detta, ma che non vi do anche una mia opinione? Mi sono presa un bel po' di tempo per pensarci, ripensarci, per provarle bene. E me ne sono fatta un'idea, quindi io vi posso parlare di queste tre naturalmente. Ogni opinione che io esprimo in un mio video è personale, cioè su di me fa questo effetto, magari su un'altra invece è perfetta. Quindi è anche questo, anche per questo che servono i video, per darci consigli. Magari una ragazza mi dirà che invece lei ci si è trovata benissimo, malissimo, insomma, sapete. E servono proprio a questo i video, per confrontarsi e darsi più opinioni possibili. Io ne ho prese appunto tre, vengono l'una a 14,90, in più ci sono dei bundle che sono più convenienti come prezzo, mi pare ce ne sono due con, oddio, 6 o 4, non mi ricordo, colorazioni scelte da Nabla proprio, e più ce n'è uno intero invece con tutte le colorazioni a 160 euro circa. E alcuni colori sono molto particolari, poi ho visto che a luglio, il 12 luglio se non sbaglio, ne inseriranno altre due, quindi vabbè. Io ne ho prese, diciamo, volevo prenderne una chiara, una scura e una intermedia. E una di quelle scure che avrei voluto prendere era Coco, quella più marrone, però più marroncina, però non l'ho presa perché appunto era con l'arrivo dell'estate, non è un colore che uso molto, e quindi ho detto magari la rimanderò più avanti, ma poi ho visto che non è che ne parlassero proprio bene, quindi non lo so, sono un po' indecisa, e quindi alla fine ho preso. E non vi ho detto, sono quanti ml? 3 ml di prodotto, che non è tantissimo, con 9 mesi di scadenza. La confezione è molto bella, opaca, il tappo lucido, oro rosa, a me sembra, poi non so se sono daltonica, però dovrebbero essere. Ho preso, diciamo, due nude, però molto diversi. Questo è Stronger. Lo scovolino è veramente comodo, è di questi qua spugnetta, stende benissimo il prodotto, veramente. Tutti questi colori, forse Unspoken, ma perché è un colore un pochino più scuro, quindi è un po' più difficile, riesco a stenderli con una passata sola, quindi perfetto, si spreca meno prodotto. L'altro nude è un pochino più caldo, che era quello che in teoria proprio non avrei voluto prendere, ma poi vi dirò, è Middle Karma, bellissimo. E quest'altro colore bellissimo, vinaccia, scuro, intenso, rosso, che è Unspoken, appunto uno dei più chiacchierati. Io inizierei a far vedere intanto l'applicazione del primo, che è Stronger, e poi piano piano che andiamo avanti vi parlo un po' delle mie impressioni. Avvicino un po'. Ok, questo appunto è lo scovolino, semplicissima spugnetta. Io pulisco un po' il prodotto perché ce n'è tanto. Hanno un profumo buonissimo, dolcissimo. Li vado a stendere. Questo è il primo colore, naturalmente col trucco di oggi che è un po' forte, non è che ci stia proprio bene, è molto freddo, un pochino grigiastro, con una punta di viola, però è molto bello, si sta già asciugando, sono questi chiari, aspettate mi sposto, vedete già sta diventando opaco, non mi mette in evidenza le pieghette anche se non è che ne abbia così tante, e pensavo che sarebbe stato il colore che mi sarebbe piaciuto di più tra i tre perché mi piacciono questi colori freddi. Però o sto cambiando gusti personali, non lo so, però insomma è un po' troppo grigiastro, forse lo userò più, un pochino di più quest'inverno come colore, però se vi piace il genere è un bellissimo colore. La cosa che ho notato, avendo preso due nude e un colore scuro, che i nude sono più gestibili, cioè questi due, almeno i Middle Karma e Stronger, non hanno gli stessi problemi di Unspoken, assolutamente. Se vedete il lenzuolo si muove sempre il gatto, vabbè. E Unspoken ha proprio dei problemi tutti suoi che poi vi dirò più avanti, e questi due sono più gestibili, anche se si vanno un po' a togliere, essendo nude si vedono un pochino meno, mentre un rosso scuro si nota di più quando se ne va,
però sono più resistenti. Sono a prova di bacio, meno che proprio non vi sbaciucchiate tutte, ma con molta verve, e reggono bene anche al mangiare, devo dire, almeno queste due. Poi ripeto, sono sempre nude, si nota meno, non mi si sgretola, non mi fanno nessun effetto strano qui nell'interno delle labbra. Quindi questo è il primo. Dipende sempre dai vostri gusti personali il colore, naturalmente. Io vi dico per quanto riguarda più che altro la resa e la tenuta. Stronger mi piace, ma non tanto quanto l'altro. Adesso lo vedrete anche indossato, secondo me è più bello. Lo vado a togliere con una salvietta, si strucca facilmente, ecco. Certo, appena messo è un pochino più difficile andarlo via, però non è impossibile. Andiamo ad applicare ora Middle Karma, che veramente era il colore che mai avrei pensato di prendere, perché non mi piacciono questi colori così caldi, ma è diventato uno dei miei preferiti in assoluto. Questo è un nude veramente veramente molto molto bello, vedete, è molto simile al colore delle mie labbra. Dalla telecamera vedo che tende a sembrare un pochino più chiaro, un pelino più scuro, ma dà un effetto completo al trucco che veramente mi piace tantissimo. È uno dei più confortevoli per me, dei più duraturi, quindi questo è al primo posto tra i tre, mi piace tantissimo e sono contenta di averlo preso perché non pensavo, quindi super contenta perché mi piace veramente tantissimo. Questo è quello che vi consiglio di prendere se vi piace il colore, naturalmente, perché anche il fattore colore conta molto. È uno di quelli con cui mi trovo meglio, veramente l'ho usato. Adesso sto testando quelle di Mulac che ho comprato, infatti una ragazza su Instagram mi ha chiesto, mi pare su Instagram o su YouTube, non mi ricordo, vabbè, mi ha chiesto se potevo fare un paragone tra questo qua, tra Middle Karma e My Birthday Suite di Mulac. Penso che lo farò, perché sono due nude diversi anche come consistenza e confortevolezza, si dice, spero di sì. È molto confortevole questo è veramente meraviglioso. Prova di bacio, dura, quando se ne va io ma faccio anche una passata e non c'è problema, non si spessisce, non fa un effetto brutto. Questo io ve lo stra consiglio, l'ho stra usato e lo sto stra usando soprattutto, e poi per l'estate è perfetto, quindi questo fateci un pensierino, se non sapete che nude prendere prendete questo sicuramente. Ora passiamo a lui, Unspoken, tolgo questo e torno subito. Unspoken, colore molto intenso, bellissimo, ma super difficile come colore. Spero rivedano un pochino la formulazione, perché è veramente un bel colore. Io non mi sento più le labbra dopo due rossetti che ho tolto, ma vabbè. Questo è quello un pochino più difficile da stendere, però è naturalmente un colore scuro, quindi l'unico con cui almeno io devo fare due passate. Scusate per come l'ho messo, ragazzi, ma mamma mia, pare non mi sono mai messa il rossetto scuro in vita mia, eppure li usavo spesso, adesso un pochino meno. Si è già asciugato, però ne devo fare una seconda passata perché è steso male. Vabbè, tutto storto, ma fa niente, il colore è bello, molto molto bello, molto intenso. Servono due passate, non so se con gli altri scuri anche servono due passate, io vi posso parlare di questo. L'ho messo la prima volta per andare a mangiare al cinese, cosa che in teoria non avrei dovuto fare proprio perché non dovrei andare al cinese stando a dieta, ma vabbè, ogni tanto me lo concedo. Mentre mangiavo, e vi giuro non avevo preso neanche cose troppo oleose, fritte, grasse, avevo preso dei gamberetti se non sbaglio, e a un certo punto guardo e mi fa, ma che hai fatto qua sotto? Io non avevo neanche uno specchio, proprio da brava amante del make up eccetera. Praticamente poi sono andata in bagno a controllare e mi si era stampato il labbro sotto qui, avevo tutta una strisciata rossa, e quindi non lo so, vi ripeto, non è, io parlo molto, gesticolo anche con le labbra, quindi potrei aver fatto di questo, ho pensato, perché poi dovevo capire come c'era arrivato là sotto, perché un conto è qua, ma qua sotto io faccio tipo così, probabilmente mi si era proprio stampato. E all'inizio, adesso si sta ancora asciugando, ma vedete per quanto è scuro, due passate già si è asciugato in fretta. È quello un pochino meno duraturo, ma credo che il problema sia anche il fatto del colore, essendo un colore molto scuro, quando se ne va via si vede subito, perde molto ai lati, qui ai bordini e agli angoli interni, fa un brutto effetto, sbafa un po', rischia di trovarvelo in giro. Non mangiandoci il problema non c'è,
Certo, fa caldo, quindi un pochino tende a sciogliersi comunque, almeno su di me. Io sudo tanto, quindi magari su di me fa qualche reazione strana, non lo so. Però è quello che ho un pochino più paura di mettere, soprattutto se devo mangiare, perché dopo essermi trovata una bella striscia d'acqua sotto rosso, ho detto, non è il massimo. Quindi ecco, queste sono le mie opinioni su questi tre rossetti. Penso di prenderne altri, anzi, se avete altri di colori da consigliarmi, scrivetemelo pure. Fatemi sapere voi come ci siete trovati. Se devo fare una classifica, è esattamente questa che vedete. All'ultimo posto, purtroppo, devo mettere Unspoken, Stronger al centro, perché dà un pochino più di problemi di Middle Karma, ma comunque, essendo un colore chiaro, se la cava tranquillamente. Mentre Middle Karma per me è super top, quindi se dovete prendere un nude, pensate a prendere questo, perché secondo me merita. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato il video, spero di avervi intrattenute, di avervi dato qualche buon consiglio per lo shopping compulsivo, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio.